Ciao a tutti, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio fare una simulazione del campionato di calcio di Serie A. Come sappiamo tutti, la Serie A non è andata a termine in questo momento ed è programmato il suo ripristino fra qualche settimana. Alla luce dei fatti, in base ai risultati attuali e in base al calendario futuro, qual è la squadra che più probabilmente vincerà la Serie A? Beh, a tutti verrebbe da dire la Juve, ma a me piacerebbe in qualche modo riuscire a dimostrarlo tramite una simulazione. Che cosa ho fatto io? Sono andato a prendere le tre squadre che verosimilmente sono candidate per lo scudetto in questo momento, cioè la Juve, la Lazio e ho voluto anche includere l'Inter, perché matematicamente in realtà è ancora ben in corsa. L'Atalanta l'ho trascurato dal calcolo. E sono andato a prendere tutte le partite, quindi il calendario futuro di queste tre squadre. Eccolo qua. F fuori casa, C in casa. Come vedete, l'Inter ha una partita che deve recuperare in più rispetto alla Lazio e la Juve. Inoltre, c'è lo scontro diretto tra la Lazio e la Juventus in casa della Juve. Quello che ho fatto è questo: ho assegnato un punteggio, cioè una probabilità di vittoria, di pareggio e di sconfitta. In generale, ho visto, tra questo, ma anche negli altri campionati, che una grande squadra ha genericamente la stessa probabilità di pareggiare e di perdere. Per cui cosa ho fatto? Sono andato a identificare un numero da 1 a 10 che identifica la probabilità di vittoria su 10 partite. In questo caso la Juventus contro il Bologna vincerebbe 8 partite su 10 e poi dividere il resto delle probabilità tra pareggio e sconfitta. Quindi in questo modo, dalla probabilità di vittoria riesco a ricavarmi anche le altre due. In quest'altro caso, in casa la Juventus contro il Lecce avrebbe 9 probabilità di vincere e 0,5 probabilità di pareggiare e di perdere. Contro il Torino in casa ho dato 7 di vittoria della Juventus e poi ho diviso il restante 3 in 1,5 e 1,5 per pareggio e sconfitta e via via. Per il match contro la Lazio ho detto la Juve vincerà 5, quindi la metà delle volte, e il restante delle volte sarà o un pareggio o una vittoria della Lazio. Insomma, continuando così, un po' a sensazione, onestamente, penso di aver fatto un lavoro abbastanza credibile. Come farò a determinare nella simulazione il risultato di una partita? È molto semplice. Devo generare un numero casuale tra 0 e 10. Se in questo caso prendo come esempio la partita della Juventus contro il Bologna, il numero casuale sarà minore di 8, ci sarà una vittoria della Juventus, quindi assegnerò alla Juventus 3 punti. Se il numero sarà compreso tra 8 e 9, ci sarà un pareggio, quindi assegnerò alla Juventus 1 punto. Se sarà un numero compreso tra 9 e 10, ci sarà una sconfitta della Juventus e quindi 0 punti. Con lo stesso criterio andrò per tutte le squadre. Quindi cominciamo a fare la nostra simulazione. Inizio a importarmi Pandas, col quale andrò a creare la classifica. Pandas è una libreria che permette di generare delle tabelle come in Excel. In queste tabelle ci metterò le squadre e il punteggio delle squadre. E poi importerò anche NumPy, perché grazie a questa libreria potrò generare dei numeri casuali. Bene, andiamo a costruire questa tabella. Quindi squadre uguale Juve, Lazio e Inter. Quindi considererò soltanto il calendario, quindi il proseguo del campionato per queste tre squadre, perché a me interessa soltanto sapere chi lo vince. Poi devo andare a prendere il punteggio iniziale, 63, 62 e 54. Quindi punteggio 63, 62 e 54. C è uguale Pandas DataFrame, quindi la classifica sarà DataFrame di Pandas, dove i nomi delle colonne sarà un vettore col che ora devo andare a definire prima. Quindi col sarà squadre e P, utilizzo lo stesso nome. Vado ad aggiungere le informazioni alle colonne, squadre,
uguale i vettori squadre che avevo creato prima. Bene, quindi ho aggiunto questi vettori nel mio data frame. Se ora visualizziamo il tutto, ecco qua. Questa qua è la nostra classifica attuale. Non ci serve visualizzare più. Andiamo avanti. Bene, ora devo andare a inserire il primo numero di ogni gara. Pensavo di costruire un array di tutte queste partite dove vado a inserire 0 qua e qua, perché farò come se giocassi una partita dove perdono. In questo modo creo dei vettori della stessa lunghezza e anche nello sconto diretto metterò 0 ad entrambe. In questo modo lo sconto diretto lo farò fare dopo. Bene, vado a inserire questo. Io l'ho già inserito. Quindi le gare della Juventus, le gare della Lazio e le gare dell'Inter. In questo numero ci dirà la probabilità che abbiamo assegnato ogni partita della squadra di vincere. Quindi 8, perché è la prima gara col Bologna, vince l'80% delle volte la Juventus, il 10% pareggia e l'altro 10% perde. Bene, ora andiamo a generare i numeri casuali. Quindi ora andiamo a generare il numero casuale che andrà confrontato con questo numero qua, che è preassegnato. Lo genero grazie alla libreria di NumPy. Lunghezza deve avere? La stessa lunghezza di questo vettore. Quindi farò length, lunghezza del vettore gare Juventus. Stessa cosa per le altre due squadre, risultati della Lazio e i risultati dell'Inter. Posso mantenere gare Juventus, tanto questi vettori hanno la stessa lunghezza. Bene, una volta che ho generato questi numeri casuali, mi serve moltiplicarli per 10, perché questi numeri varieranno tra 0 e 1, mentre a me interessa che varino tra 0 e 10. Ok? Quindi se io faccio un print del risultato della Juve, per esempio, ho questi numeri. Quindi, per esempio, prima gara è 8. Dato che il numero è tra 8 e 9, questa gara sarà finita in parità. Questo è 0, quindi questo qua è un numero inutile, mi serve soltanto perché l'Inter gioca questa giornata. Poi il terzo numero, 9, 3 è minore di 9, quindi la gara contro il Lecce la Juventus l'ha vinta. E via dicendo. Quindi in questo modo ho, come dire, ho fatto giocare tutte le partite che rimangono del campionato. Come fare tutto questo in modo automatico? Con un ciclo for, quindi for i in range la lunghezza, quante partite mancano, quindi range la lunghezza di gare J, gare della Juventus. Ora facciamo le partite della Juventus. Devo confrontare il risultato della Juventus con i valori preassegnati per ogni gara. Quindi se il risultato della Juventus nella posizione iesima risulterà minore del valore assegnato come per probabilità di vittoria di gara Juventus, significa che c'è stata una vittoria della squadra. Quindi assegna alla colonna P, nella posizione 0, perché è il punteggio della Juventus, 3 punti alla Juventus. Questa è la vittoria della Juventus. Ora devo considerare anche il caso di pareggio e sconfitta. Il caso di pareggio è l'if: se il risultato della Juventus è minore di valore 8, il valore 8 più quel 2 che rimane, quindi 10 meno 8 diviso 2, quindi più, diciamo, diviso 2 faccio 0,5 per 10 meno il valore. In questo caso assegna alla Juventus un solo punto. Altrimenti non fare niente,
perché in caso di sconfitta non devo modificare il punteggio, quindi posso anche non scrivere niente. Passiamo alla Lazio e facciamo esattamente la stessa cosa. Stessa cosa anche con l'Inter. L'unica cosa è che devo andare a modificare l'indice e anche il nome. Risultato Lazio, gare della Lazio. La posizione è 1 nella colonna dei punti. Stessa cosa, posizione, risultato e gare dell'Inter. Bene, adesso ho modificato tutto. Ora devo soltanto fare lo scontro diretto tra le due squadre. Quindi facciamo scontro diretto e devo generare il numero random che mi dirà come è andato lo scontro diretto. Chiamo risultato dello scontro diretto e np random rand 1 per 10 perché mi basta un numero. Anzi, posso anche omettere. Se il risultato dello scontro diretto è minore di 5, perché 5 è la probabilità che ho segnato alla vittoria della Juventus, aggiungi alla Juventus 3 punti. Se il risultato dello scontro diretto è minore di 7,5, aggiungi alla Juve un punto e anche alla Lazio. Altrimenti, vittoria della Lazio assegna 3 punti alla Lazio. E ora dobbiamo aggiornare la classifica. Costruisco magari un altro vettore anziché C, lo chiamo CF, classifica finale. Quindi è un pandas data frame uguale esattamente uguale a prima perché ha le stesse colonne, columns uguale col, e vado a inserire le stesse informazioni. In questo caso il vettore dei punti è aggiornato. CF, CF. Però voglio fare in modo che la classifica sia aggiornata, quindi che la squadra vincente sia prima in classifica. Quindi devo fare un sort ascendente in cui vado a ordinare in base alla colonna dei punti. Quindi by colonna dei punti. Quindi CF è uguale a CF. Punto sort values by la colonna P ascending uguale ascendente, no, deve essere dal più alto al più basso, quindi uguale false. E poi vado a resettare l'indice drop uguale true. Bene, e visualizziamo la classifica finale. Ecco qua, in questo caso ha vinto la Lazio con 91 punti, al secondo posto la Juventus, al terzo posto l'Inter. Poi posso farlo più volte. Vince ancora la Lazio, vince la Juve, vince la Lazio, vince la Juve. Sempre con punteggi comunque abbastanza importanti. Bene, ora a noi non interessa un singolo risultato, ma interessa vedere se si fanno tante partite, quindi tante simulazioni, a lungo andare qual è la squadra che va a vincere. Quindi io essenzialmente devo andare a ciclare tutto questo con un ciclo for. Quindi vado a prendere tutto questo, sposto a destra e lo inserisco dentro un altro ciclo for.
chiamo for j per distinguere da i in range n, dove n, metto pari a 10 in questo caso, sarà il numero delle simulazioni. Stessa cosa con il pi greco, maggiore sarà il numero di n, più ci si avvicinerà al valore reale. Ora voglio, ogni volta che una squadra vince, questo valore venga salvato da qualche parte, quindi inizializzo delle nuove variabili. Chiamo vj, vittoria della Juve, vittoria della Lazio, vittoria dell'Inter, e metto anche pari punti. Perché in generale quando ci sono i pari punti ci sono delle condizioni ulteriori e io non voglio considerarle. Quindi quando vanno a pari punti due squadre, considero nullo quel campionato. Ok? Ora, quello che devo fare qua è degli if. Se la classifica finale, squadra, posizione 0, quindi al primo posto, c'è la Juve, allora aggiungi 1 al numero di vittorie della Juventus. Stessa cosa con le altre squadre, quindi elif cf squadra 0 e la Lazio, aggiungi 1 alle vittorie della Lazio. Stessa cosa con l'Inter, vittorie Inter. Altrimenti, pari punto, aggiungi 1 e printami vittoria Juve da capo. Fammi vedere la vittoria della Juventus in percentuale. Quindi vittoria della Juventus diviso il numero totale di simulazioni per 100. Stessa cosa per Lazio e Inter, quindi vittoria Lazio, vittoria Inter, VL e VI. Ecco qua, in questo caso esce che il 50% delle volte vince la Juve, poi la Lazio e il 0% di volte l'Inter. Per migliorare dobbiamo aumentare il numero di simulazioni. Ecco qua, 67-33. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. La prossima volta continuerò a utilizzare questo modello per provare a fare delle simulazioni diverse, magari andando a cambiare alcuni di questi parametri. Per esempio, che cosa potrebbe succedere se fosse la Lazio a vincere lo scontro diretto? Come cambierebbero queste percentuali? Se siete interessati. Lo vedremo la prossima volta. Ciao a tutti, da Andrea. Ciao ciao.